si erano specializzati in furti con spaccata ai danni di negozi di Brindisi e Lecce, sono stati arrestati dai carabinieri del nucleo investigativo di Brindisi, che hanno attribuito al gruppo criminale composto da 7 brindisini colpi tra Brindisi e Lecce. I malviventi sono finiti in carcere con l'accusa di concorso in furto aggravato mediante spaccata e in un caso anche con la tecnica del buco, nonché di minaccia per costringere a commettere un reato. La tecnica era sempre la stessa: sfondavano le vetrine degli esercizi commerciali e utilizzavano auto rubate poco prima per effettuare i colpi. I militari hanno stimato che il danno procurato nell'arco di circa un anno dalla banda si aggira intorno ai 60.000 euro. Le indagini hanno portato dunque a scoprire l'esistenza di un pericoloso gruppo di persone che aveva ormai trasformato, come si evince dalle numerose intercettazioni telefoniche, l'attività criminosa in un vero e proprio lavoro, essendo risultato questo la loro unica fonte di reddito, seppur illecita. Le attività investigative partono dal dicembre 2010, quando un impiegato di un'agenzia di scommesse viene minacciato in quanto i malfattori provano ad obbligarlo a disattivare l'allarme e l'impianto di videosorveglianza per poter agire indisturbati la notte stessa e compiere un furto. L'uomo non si fa intimidire e si rivolge ai carabinieri. Non è stato difficile per i militari dell'arma giungere alla mente del gruppo un certo Antonio, spesso intercettato nelle telefonate. Si trattava di Antonio Leo, 30 anni, di Brindisi. Le intercettazioni hanno portato anche all'individuazione degli amici complici di Leo. Si tratta di Domenico Di Sant'Antonio, 22 anni, Francesco Raia, 32 anni, Antonio Chiarella, 20 anni, Pietro Colucci, 23 anni, Stefano Romano, 24 anni, e Renato Cosimo Simonetti, 25 anni, tutti brindisini. Inizialmente il gruppo, alla sua nascita, si occupa di furti di rame, da qui il nome dell'operazione Cuprum, ma nel giro di pochi giorni decidono di colpire i negozi del centro della città. L'attività prediletta del gruppo era quella dell'esportazione delle slot machine o di quella cambia soldi, dove in breve tempo potevano racimolare buone somme di denaro, anche 3.000 euro, come accaduto nel caso del furto commesso alla Kuwait di Brindisi. Gli arrestati pianificavano le spaccate nell'arco di una giornata, ideavano, studiavano ed organizzavano i programmi attraverso la diversa disponibilità dei partecipanti, a volte anche acquisendola a seguito di un incontro casuale per strada. Spesso però i colpi venivano anche realizzati senza alcun preavviso nel corso del preventivo sopralluogo, poiché in quel momento ne ricorrevano le circostanze. I carabinieri sono riusciti a ricostruire gli spostamenti della banda e a collegarla a 7 episodi compiuti in un solo mese, monitorato. Tutti gli arrestati sono stati associati alla casa circondariale di Brindisi.